Il 2019 è stato un anno complesso, ma alla fine la Banca del Cilento, di Sassano e Valdidiano e della Lucania ancora una volta è riuscita a dimostrare le sue qualità. E questo in sintesi il bilancio condiviso dalla governance e dalla direzione dell'Istituto di Credito con sede a Vallo della Lucania, emerso nel corso dell'incontro con i dipendenti svoltosi presso il Ruggero Park Hotel di Vallo della Lucania. Un momento voluto soprattutto per scambiare i tradizionali auguri in vista delle ormai imminenti festività, alla presenza delle tre anime della banca, quella cilentana, quella valdianese e quella lucana. È stato un anno abbastanza complesso tra diverse problematiche che si sono avute nel periodo. È chiaro che è un anno difficile perché la crisi purtroppo nelle nostre zone è ancora consistente. Per cui è stato fatto un lavoro capillare e ringraziando Dio abbiamo raggiunto il budget che ci eravamo prefissi, è stato regolarmente supportato dalla banca. La cosa che mi sento di dire a tutti quanti, all'azienda, dobbiamo superare questo momento di confusione per il passaggio al nuovo gruppo che senz'altro sta creando diverse difficoltà. Ci auguriamo che il 2020 sia un anno più tranquillo e ci faccia lavorare con più distensione e dedicarci di più a questa attività. Il sociale per noi è importante perché oltretutto c'è una carta dei valori dove sottolinea appunto la nostra attività e continuiamo a farla in questo senso, sempre con un occhio importante a tutte quelle famiglie, a tutte quelle persone che hanno grosse difficoltà sia economiche sia portatori di handicap, cui noi vogliamo esserci vicini e continuiamo a essere vicini a loro. È stato un anno molto complesso, molto lavorato, ma alla fine diciamo la banca ancora una volta è riuscita a dimostrare le sue qualità e quindi ai nostri soci porteremo dei dati assolutamente positivi di cui potranno essere fieri. Le iniziative che noi abbiamo in corso quest'anno sono essenzialmente nell'ambito del gruppo bancario ICREA, perché nel 2019 tra le altre cose è partito il gruppo bancario, per cui noi oggi facciamo parte di una grande famiglia italiana di 142 banche e siamo la banca che in questo territorio, nel nostro territorio caratteristico, rappresenta appunto il gruppo ICREA. L'ultima grande iniziativa sociale che è stata quella di in qualche modo sponsorizzare la venuta del Presidente Conte, no? Il Presidente del Consiglio in questo territorio. Noi siamo particolarmente contenti che nell'ambito del manifesto sono state poste alcune domande, no? Per ridurre quantomeno il gap infrastrutturale fra nord e sud, e su queste domande ci sono state già delle risposte. Noi abbiamo la Fondazione Grande Lucania, che è il braccio operativo di carattere culturale della banca. Ci sono dei progetti in cantiere. Come invito e come augurio appunto per i soci di tutto il comprensorio, ci saranno degli spettacoli che si terranno nei teatri sia di Vallo della Lucania che di Sala Consilina, e quindi è un augurio che io voglio fare a tutti i soci della banca, ai 6.000 soci del nostro comprensorio.